Ciao amici di Napolità, in tantissimi mi avete chiesto il video sul mercato del Napoli e io ve lo voglio fare, il video sul mercato del nuovo Napoli, nuovo poi, un po' diverso di Rudy Garcia, iniziamo. Argomento merchice, soldi spesi in modo perfetto, 10 e lode al mercato. Io voglio però farlo in questo modo. Prima di tutto non voglio dare un voto e poi alla fine vi spiego perché. E soprattutto non vorrei parlare troppo di cifre, perché ecco, se no, se iniziamo a parlare di cifre, se devo mettermi con la calcolatrice, se devo mettermi a scrivere, poi andiamo fuori da quello che vorrei dire. Cioè vorrei parlare solo sul lato tecnico e soprattutto vorrei parlarvi della forza della squadra, se è migliorata, se non è migliorata. Quindi andiamo a toccare un po' le cifre, però sempre senza soffermarci troppo su siamo in positivo, siamo in negativo, non fa niente. Parliamo dei calciatori, andiamo a parlare subito delle cessioni, perché purtroppo il Napoli perde Kim Min-jae, che però era un calciatore che si sapeva, no, che il Napoli doveva perdere. Il Napoli ci ha provato fortemente già dalla Turchia. Quando c'è stato il ritiro in Turchia c'è stato un incontro importante con l'entourage del calciatore e si è provato a fare di tutto, ma niente, il calciatore voleva andare via. E vi ho sempre detto che Kim era in prestito al Napoli perché quella clausola era veramente bassa, e poi quella clausola era attivabile se il calciatore era forte, quindi se volevamo vedere ancora Kim qui dovevamo sperare che non era così forte, quindi guarda che era un ossimoro, quindi dovevamo sperare che non era così impattante per tenercelo, e invece no, purtroppo il Napoli non ha potuto fare niente. Questa cosa ricordatela, perché sento ancora persone che dicono no, però perché avete perso Kim? Era impossibile, non si poteva trattenere, perché Kim scelse Napoli e addirittura stava scegliendo il Rennes in League One, proprio perché il Napoli all'inizio non voleva mettere questa clausola, e quindi il Napoli per prenderlo a tutti i costi dovette accettare questa clausola. E anzi, il Napoli la modificò facendo il fatto, no, ecco qui faccio un passaggio economico, perché in base al club che veniva a prendere il calciatore la clausola aumentava, quindi ecco l'unica cosa che ha potuto fare il Napoli, per il resto non l'ha potuta togliere. Altro calciatore che è andato via invece è Irving Lozano, anche lì argomento divisivo, perché tutti quanti, ma Lozano sbaglia sempre, non segna mai, dobbiamo prendere uno più forte, e quindi il Napoli perde Lozano. Iniziamo con le domande, perché a me interessa anche sapere il vostro parere. Siete stati contenti che Lozano è andato via? Su Kim non vi domando niente, però su Lozano lo voglio sapere. Siete stati contenti che Lozano è andato via, oppure magari volevate trattenere il messicano? Ovviamente rispondetevi anche pensando a chi è arrivato come sostituto, ma mo tra i sostituti dei sostituti andiamo a parlare tra pochissimo. Comunque queste sono state le cessioni del Napoli. Poi sono rientrati Dombele, che era in prestito, quindi è ritornato al Tottenham, poi è andato al Galatasaray insieme a Mertens, e poi è tornato Berezinski, che è venuto per 6 mesi a fare il secondo di Lorenzo, ha giocato una partita, 1/2, non mi ricordo, 1.5, non mi ricordo. Queste sono state le cessioni del Napoli. C'è stata un'operazione lampo, cioè Gollini è andato via, poi è subito ritornato, quindi queste sono le uniche due perdite del Napoli campione d'Italia. Quindi già qui noi potremmo dire che la squadra è forte, no? Perché se la squadra arriva a stravincere un campionato e riesce a mantenere diciamo i 10 undicesimi della squadra titolare, perché voglio mettere Kim come titolare, e perde solamente Dombele, quindi già possiamo dire che il Napoli qui ha fatto un mezzo capolavoro. Perché poi dopo andiamo a parlare anche delle operazioni che sono state fatte sulla formazione titolare, perché anche lì c'è da parlare. Andiamo a vedere poi gli acquisti, andiamo ad analizzare gli acquisti. Ovviamente il difensore centrale lo teniamo per ultimo, perché iniziamo proprio da quello arrivato all'improvviso, quello arrivato di notte, quello arrivato quando nessuno se lo aspettava, che è Jens Kajust. Questo calciatore che arriva dallo Stade Reims, calciatore giovane, quindi nei parametri del Napoli. Il Napoli la prima cosa che fa, secondo me, che invece di prendere un calciatore in prestito con diritto, con obbligo, in prestito secco, lo prende e lo compra, quindi già questo vi fa capire che è un calciatore che sia il Napoli sia lo scouting ci crede tanto, e già questo vi può
può far capire che è stato fatto un investimento intelligente. E poi è un calciatore giovane che può essere utilizzato come vice Anguissa, un po' come era Dombele, anche se poi Dombele poi non era così tanto un vice Anguissa, era più un vice Zielinski, no? Abbiamo visto che lui era bravo soprattutto sul lato avanzato del centrocampo. Però Kayust, secondo me, è stata un'operazione molto intelligente e può fare sia il vice Anguissa, ma può fare tranquillamente anche il vice Lobotka, perché lo ha detto Rudy Garcia. Ah, che poi il primo acquisto, che poi non chiamiamo l'acquisto, ovviamente Rudy Garcia al posto di Luciano Spalletti. Però lì, diciamo, non abbiamo niente da dire, ne abbiamo parlato tante volte e ne parleremo tante volte del tecnico del Napoli. Poi passiamo all'acquisto in attacco, perché al posto di Lozano arriva questo Jesper Lindstrom, calciatore fantastico, super talentuoso, giovanissimo, e anche qui operazione di acquisto. Il Napoli lo compra a titolo definitivo, quindi ecco, vedete, un calciatore su cui la proprietà ci punta forte. Arriva bassa all'età, quindi arriva a arriva proprio a target Napoli, perché Napoli cerca sempre di prendere questi giocatori giovani dopo l'operazione, no, delle scorse stagioni, per esempio quelle con Kvaratskhelia e con Raspadori. Arriva un giocatore giovanissimo, forte, fortissimo. Per me è un calciatore che sicuramente si metterà in mostra e poi potrà diventare veramente forte, perché è molto giovane, viene dall'Eintracht Francoforte. Noi l'abbiamo affrontato solo in una delle due partite di Champions e mise non poco in difficoltà il nostro capitano Giovanni Di Lorenzo. Quindi qua io posso dire che è stata un'operazione intelligente e penso che il Napoli qui sia migliorato. Quindi partiamo con le due domande. Prima di tutto, se siete soddisfatti di Jens Kajust, vi dico la mia: io sono molto soddisfatto per le cose che vi ho detto. Poi passiamo a Lindstrom, Jesper Lindstrom. Siete soddisfatti di aver preso questo calciatore? Vi dico la mia: assolutamente sì. Poi passiamo a altri acquisti che ha fatto il Napoli, perché il Napoli nel frattempo prende Caprile, lo manda a giocare all'Empoli, e poi prende Khedira, che va a giocare a Frosinone. Quindi altri due calciatori che verranno inseriti nel roster del Napoli piano piano. Quindi queste sono due operazioni. Riscatta Raspadori, quindi Raspadori diventa a tutti gli effetti un calciatore del Napoli, e lo sappiamo. E poi ci sono altre operazioni che tra poco vi andrò a dire. Facciamo il passaggio importante, quello su Nathan, perché è stata un'estate realmente, non dico dura, però con tantissime notizie. Addirittura si è arrivato a parlare di oltre 34-35 difensori. Solo io ne ho contati ma tipo 20-25, e ho dovuto andare a guardarli un po' tutti, perché ognuno sembrava sempre più vicino al Napoli. Ma poi si è fermata un po' la ricerca, perché si è puntato su tre nomi. Ma prima di parlarvi di questi tre nomi, vi ricordo che vi potete iscrivere, anzi vi dovete iscrivere al canale, attivare la campanella della notifica e lasciare un like, perché per noi è fondamentale. Mi raccomando, iscrivetevi anche a tutti i nostri social di Napolità per non perdervi niente. Vi stavo dicendo che all'improvviso ci si ferma, perché sembrano tre i nomi: Lenormand, Kilman e Danzou. Lenormand è quello che praticamente è uscito prima di questi due, però ha una clausola importante, addirittura 50 milioni dalla Real Sociedad. Ha un problema, perché è un calciatore che già fa la Champions League, perché la Real Sociedad, tengo questa C che boh, la Real Sociedad già fa la Champions League, e quindi è difficile andarlo a prendere. Ragazzi, scusatemi, il condizionatore, perché non mi lascia mai in pace, è un qualcosa di incredibile. No, ma io devo fare, non lo so, la danza della pioggia, devo fare tipo la... Non so cosa fare, però vi dico, non lo posso spegnere perché qui fa caldo, ragazzi. Vi stavo dicendo, Lenormand, che vale 50 milioni, clausola quasi obbligatoria, e poi fa la Champions League. Quindi il Napoli non aveva proprio potere contrattuale per poterlo prendere, quindi secondo me si prova, ma non si ha la forza di affondare. Poi esce Kilman, questo calciatore che gioca nel Wolverhampton, che invece potrebbe essere avvicinato al Napoli, però la cifra è intorno ai 30-35-40, una cifra abbastanza altalenante. Quindi il Napoli sembra andare a testare il calciatore, però poi
non si trova la quadra. Dobbiamo anche dire che il Napoli, per quanto riguarda, ecco, il lato economico, qui dobbiamo inserirlo, ha avuto questa spada di Damocle in testa fisso, perché tutti sapevano che Kim sarebbe andato via, e quindi alla fine tutti quanti hanno alzato il prezzo. E anche uno come Kilman, è ovvio, viene il Napoli e ti chiedono sempre cifre al rialzo. Sfumato Kilman, anzi, diciamo la verità, non è che è sfumato Kilman, Kilman camminava proprio spalla a spalla con Danso. C'è anche l'operazione Danso, perché Danso pure sembrava che era un calciatore che potesse fare al caso del Napoli, un calciatore che alla fine la richiesta del Lenz era di 35 milioni, poi alla fine arrivava a 40, poi si passava a 30 milioni. Quindi queste erano state le tre trattative, diciamo due, perché Lenormand io la metterei proprio da parte perché è una cifra esorbitante per il Napoli. Invece Kilman e Danso sono andati avanti fino alla fine. Poi c'è il giorno chiave. E il giorno chiave qual è stato? È stato quello dello sfottò, perché c'è il rinnovo di Danso con Lens con adeguamento contrattuale, perché Danso in quel momento guadagnava intorno ai 8-900 mila euro all'anno. Il Lens lo blinda con 2 milioni e mezzo di contratto e fanno questo video social, TikTok, non so che cos'era, per prendere in giro il Napoli. E il giorno dopo, chi è iscritto nel gruppo Telegram di Napolità, io l'ho detto appena è uscito il TikTok dell'Enzo, ho detto: ragazzi, domani il Napoli fa il difensore. E infatti il giorno dopo viene presentato Nathan, questo calciatore brasiliano che arriva dal Bragantino, arriva dal Brasile giovanissimo. Il Napoli spende 10 milioni, quindi io credo che il Napoli alla fine il budget era quello, 30-25, un po' i soldi che poi sono stati spesi anche con Kim, però secondo me, arrivati troppo sotto, si è puntato su Nathan. Ecco, ora vi dico il mio giudizio. A mio parere il Napoli ha fatto tardi. Ha fatto tardi per due motivi. Il primo, se sapevi e sapevi per certo che Kim non rimaneva in squadra, dovevi andare forte su uno di questi difensori che era più pronto. E allora io non sto parlando neanche di gennaio, ma quando vedi che il calciatore, perché io lo so per certo, ragazzi, in Turchia il calciatore non ha voluto prolungare, non c'era nessun tipo di motivo per convincere Kim Min-jae a restare a Napoli, perché ovviamente già si erano fatti avanti club importantissimi, Manchester United, appunto il Bayern Monaco, che poi lo ha acquistato. Quindi secondo me, da quel momento, io vi sto parlando di dicembre, il Napoli doveva andare fortissimo sul difensore, cioè doveva cercare di bloccarlo e andare proprio dritto su un profilo. E non vi dico che per forza questo profilo doveva essere di 30, di 40, di 50, di 60 milioni, no, perché a me non piacciono manco tanto sti profili, io non ci credo, perché poi il Napoli ha fallito quando ha preso i Maximovic a 27 milioni, i Manolas a 34, quindi non dico questo, però si doveva già avere da Di Maro, cioè già da Di Maro noi dovevamo avere il difensore, anche se era Nathan, perché io non ho nulla contro di Nathan, anzi ora vi vado a dire quello che penso di Nathan. E quindi secondo me qui c'è un errore, è un errore importante che ha fatto il Napoli sul mercato. Dobbiamo anche dire che non sappiamo però le tempistiche della discussione, per esempio con Luciano Spalletti, non sappiamo precisamente le tempistiche della discussione con Cristiano Giuntoli, quindi anche queste cose hanno potuto un po' inquinare l'operazione. Però diciamo, se queste non sono state problematiche che hanno inciso poi l'area scouting e l'area mercato, secondo me il Napoli per l'inizio del ritiro doveva avere il difensore, anche se era Nathan, perché io vi dico la mia su Nathan. Per me Nathan è un calciatore che potrebbe fare assolutamente al caso del Napoli, ma una zanzara, cioè una zanzara magnetica, cioè che poi è, cioè non la voglio uccidere se no gli animalisti, ma cioè proprio boh, vabbè. Per me il Nathan è un calciatore che può fare al caso del Napoli, e vi dico anche perché. Io lo sono andato a studiare, ho addirittura perso delle serate, mi sono scaricato un sito per poter vedere le partite del Brasile, del Bragantino, e ho visto tante cose che lo avvicinano tantissimo alle caratteristiche di Kim. Ovviamente ragazzi, state attenti, non ho detto che è forte come Kim o diventerà forte quanto Kim o più di Kim, sto dicendo che il Napoli ha puntato su questo calciatore perché lo ha studiato in modo approfondito e ha notato secondo me le cose che ho notato io, perché è un calciatore bravo a rompere la linea, è un calciatore che è bravo nell'anticipo, è bravo nelle letture ed è abituato
abituato a giocare con questa linea molto alta. È un giocatore che ha un buon sinistro, è bravo a cercare queste palle anche in diagonale, in verticale, e quindi secondo me il Napoli con Nathan ha fatto un'operazione giusta. Però ribadisco, per me è stata fatta in ritardo. Ora non so per quale motivo si è arrivati troppo tardi, perché se poi ci sono i motivi, per esempio che loro erano sicuri che Spalletti rimaneva e magari Spalletti voleva un altro giocatore, magari volevano aspettare prima di chiudere con l'allenatore per poi andare dritto sul difensore, perché anche questo potrebbe essere un motivo, perché magari aspettavano, volevano, hanno chiamato 2, 3, 4 allenatori e hanno aspettato di ingaggiare per esempio Garcia, che poi è arrivato però non tanto dopo della fine del campionato. Quindi secondo me lì c'è un piccolo errore e lì la società e quindi il gruppo mercato avrebbe dovuto fare prima, però ripeto, ad oggi quel periodo è passato e vediamo quando sarà inserito Nathan, perché ragazzi, vi dico la verità, secondo me Nathan diventerà un grandissimo difensore, questo è il mio parere. Quindi ora è arrivato il momento di dirmi cosa pensate di Nathan, perché qua è questo il commento chiaro e vi ho spiegato un po'. Ma ora andiamo a vedere un attimo quella che è la rosa completa del Napoli. Però prima di vedere la rosa completa, io vi voglio parlare di un'altra operazione che è passata secondo me troppo sotto gamba e per tutti era un po' troppo scontata. È quella della permanenza di Victor Osimhen. Ma realmente qualcuno crede che sia stato facile trattenere Victor Osimhen? Secondo voi non è un'operazione fantastica trattenere un calciatore come lui, che potrebbe andare a giocare in qualsiasi squadra d'Europa ed è stato sotto attacco di Victor degli arabi? Cioè, questa cosa secondo me deve essere sottolineata e deve andare ad incidere sul mercato del Napoli, perché tenere il miglior attaccante della Serie A, se non il terzo attaccante d'Europa, io credo che non sia poco. Quindi trattenerlo vuol dire aver fatto un'ottima operazione e soprattutto aver convinto al calciatore, quindi aver dato al calciatore la dimostrazione di voler avere una squadra forte. Quindi questa è anche un'operazione secondo me da non sottovalutare. Si aggiungono un po' anche tutti gli altri rinnovi, no? Aver blindato Stanislav Lobotka, aver blindato Zamba Anghissà, aver come si dice, rinnovato a vita Di Lorenzo, la stessa cosa aver preso Collini, no? L'ho detto prima, quindi Meret, Collini non è poco, ma tra poco andiamo a parlare di tutta la rosa, e poi tutti gli altri calciatori che sono rimasti. Quindi io non credo che da sottovalutare l'operazione Victor Osimhen. Ma togliendo il rinnovo, che sicuramente si farà breve, perché sennò il calciatore, mannaccia la miseria, mannaccia, sicuro si farà breve, perché sennò il calciatore non restava, no? Andava via, perché deve essere adeguato, e secondo me è un'operazione molto molto importante. Quindi queste sono le cose da dover sottolineare. Ma andiamo a vedere la rosa del Napoli, perché ve la faccio vedere proprio qui, perché andiamo ruolo per ruolo. Allora, in porta vediamo che ci sono Meret e Gollini, quindi penso tanta roba, no? Meret e Gollini sono due portieri che danno molta sicurezza, e in più è rimasto anche con noi Contini, che è anche un ottimo portiere. Sulla fascia destra Di Lorenzo, il robot, come primo, e dietro Garcia ha voluto a tutti i costi la permanenza di Zanoli, che è un calciatore che secondo me avrà il suo spazio e si metterà in mostra. I centrali abbiamo da una parte Rachmani e Leo Ostigard, che pure possiamo parlare tantissimo di questo calciatore, perché Leo Ostigard è un altro che potrebbe tranquillamente entrare nel giro di questi titolari, perché alla fine con Nathan si potrebbe creare anche questa sorta di quattro titolari che possono giocare senza problemi, e Ostigard è uno di quelli che può essere inserito tranquillamente in questo giro di quattro. A sinistra abbiamo Juan Jesus e Nathan, ovviamente parlo di difensore centrale di sinistra, e a sinistra invece penso che siamo assolutamente coperti, perché abbiamo Oliveira e Mario Rui. Andiamo poi al centrocampo, ovviamente il Napoli gioca 4-3-3, da una parte a destra vediamo Anghissà, vediamo Elmas, che può giocare a destra, possiamo vedere Kajust e possiamo vedere anche Raspadori, perché Raspadori tante volte è stato usato da Rudy Garcia proprio da mezzala. Lobotka, come dice Lobotka, mettiamo Kajust, ma potremmo mettere addirittura anche Anghissà, e poi c'è Demme che può
Furirosa, ma dopo parliamo anche del caso Demme. A sinistra vediamo che ci può stare Zielinski, ci può stare il Mas e ci può stare Gaetano, anche lui che è rimasto, quindi ha avuto la conferma, abbiamo sentito anche le parole del suo agente, quindi ha avuto la conferma di entrare nel giro dei 6/7 centrocampisti. In avanti, sulla destra non abbiamo dubbi, ci sarà Listrom e Politano e anche qui ci possiamo inserire Jack Raspadori. A sinistra abbiamo Kvara, possiamo inserire Elmas e abbiamo Zerbin, anche lui voluto quindi da Rudy Garcia, e poi anche qui potremmo mettere probabilmente anche Listrom, però per ora lo lasciamo a destra. Come attaccanti siamo tranquillissimi perché abbiamo Victor Osimhen, Giovanni il Ciolito, Simeone e abbiamo pure Raspadori. Quindi io credo che questa rosa, ragazzi, sia non solo competitiva ma veramente veramente molto forte. Andiamo a chiudere il discorso con la situazione di Diego Demme. Diego Demme è una situazione un po' spinosa perché il ragazzo messo fuori rosa alla fine è stato bocciato, è brutto dire, però è stato bocciato da Rudy Garcia. Nella stagione passata ha giocato pochissimi minuti, purtroppo anche ha avuto dei problemi di infortuni, quindi Spalletti lo mise un po' ai margini. Questa volta invece Garcia lo ha messo proprio fuori rosa, addirittura ha preferito tenere Russo, questo giovane della primavera che va spesso anche con la squadra, è stato tra i convocati per tutte e tre le partite del Napoli della stagione, e quindi Demme non è nel progetto Napoli. Sembrava aver risolto la situazione in Napoli. Demme guadagna 2 milioni e mezzo netti all'anno, sono più o meno 3 milioni e 8 lordi a stagione. Sembrava che il calciatore avesse scelto di andare all'Hertha Berlino, era quasi tutto fatto. L'Hertha Berlino aveva fatto anche un'operazione proprio in Italia col Verona per poter prendere il calciatore, però poi Demme ha rifiutato perché ha reputato la squadra tedesca troppo debole. Poi ricordiamo che lui gioca, cioè l'Hertha Berlino gioca in seconda categoria tedesca, lui aveva addirittura scelto di ridursi l'ingaggio tipo a 1,5 milioni, però questo non è successo. Alla fine è voluto rimanere, si è provato anche a piazzarlo nel mercato, quello lì oltre il 1° settembre, cioè quello turco e quello arabo, ma niente da fare. Quindi è un calciatore che resta come giocatore del Napoli, però fino ad oggi posso dire che è fuori rosa, quindi non so cosa succederà. Non so se poi Garcia vuole reintegrarlo, però questo secondo me come percentuale è proprio bassa, o ci sta la strada di svincolarlo, quindi il Napoli risparmia. Non so se poi deve pagare qualche penale, ma avevamo detto di non parlare tanto di cifre, quindi la situazione Demme è quella più spinosa. In conclusione, ragazzi, io credo che il mercato del Napoli non possa avere un voto. Voi mi dite perché? È perché il voto incide tantissimo con la crescita di Nathan, perché se Nathan è un calciatore che praticamente si mette in mostra e il Napoli ha puntato bene, anche se secondo me è stato ingaggiato in ritardo, però può spostare un voto, perciò io non me la sento di dare il voto al mercato del Napoli, perché per gestione, per come sono stati trattenuti tutti quelli che hanno stravinto il campionato, io dovrei darvi 10 al Napoli per aver trattenuto giocatori come Victor Osimhen, per aver trattenuto, che ne so, calciatori, cioè rinnovato calciatori come Anguissa, come lo stesso Lobotka, dovrei dargli 10. Però se vogliamo essere onesti, questa operazione difensore abbassa un po' il voto, e poi non è un voto onesto ad oggi, perché dobbiamo capire se Nathan diventa forte, se Nathan poi è la scelta giusta, però dobbiamo vederlo giocare. Quindi io non do nessun voto e secondo me nessuno di voi dovrebbe dare un voto. Il voto si potrà dare quando si capisce il livello prestazionale del brasiliano. Per il resto possiamo essere soddisfatti, il Napoli ha una squadra forte, ora dobbiamo capire solo quello che vuole il mister da questi calciatori, se continuerà a fare precisamente quello che faceva Luciano Spalletti, perché da queste prime partite, togliendo quel secondo tempo di Napoli-Lazio, abbiamo visto pochi cambiamenti. Ci sono dei cambiamenti soprattutto per quanto riguarda la manovra, per quanto riguarda la costruzione, però per il resto siamo rimasti più o meno sugli stessi concetti. Quindi aspettiamo e vi ripeto, il voto al Napoli io non lo do, ma se proprio volete datelo voi, perché nei commenti ora vi potete sbizzarrire. Secondo voi che voto
quotate al mercato del Napoli, perché voi potete fare tutto. Io vi ho detto, aspetto, e poi l'ho premesso, a me non piace dare voti. Vedete, io non faccio manco le pagelle con i miei voti, perché non mi piace dire quello per me ha giocato bene. Posso andare a analizzare le prestazioni, però io sono abituato così, non li so proprio dare i voti, perché poi posso darli troppo bassi, troppo alti. No, non mi piace. Ragazzi, questo video termina qui, spero che vi è piaciuto. Abbiamo un po' chiarito quello che è il mercato del Napoli, penso. Se mi sono dimenticato qualcosa, scrivetemelo nei commenti e io poi magari nel prossimo video vi dico qualche altra cosa, quindi non vi preoccupate. Ragazzi, ricordatevi sempre di iscrivervi al canale, di attivare la campanella delle notifiche e di lasciare un like se vi è piaciuto il video, e soprattutto di andarvi a iscrivere a tutti i social di Napolità che vedrete qui di fianco a me, ma voi ormai li conoscete. Un bacio e un abbraccio da Sasà, e sempre forza Napoli. Ciao.